Non la vedono, io sto parlando con lei, nessuno la vede. Però la sento, ci ascolta. Mi dica, mi dica. Io so che mi state cacciando, mi volete mandare via. Ho chiesto semplicemente di incontrare il presidente del governo, del consiglio, dei ministri, Mario Draghi, che ha detto di voler mettere a... Welcome back to another video wherever you are. Special greetings to you, and don't forget, if today is your first time, please do me a favor by subscribing to the channel. Also, don't forget to hit on the notification bell. Whenever you draw video, you will be the first person to be notified and know what the video is all about. On this channel, we give you information and updates about migrants and also the latest update around the globe. But in today's video, we are going to be talking about Abubakar Sumaworo protesting at the Palazzo di Potere, that is the Parliament House or the office of Mario Draghi, where you can find Mario Draghi. All the protests that he was doing was fighting for immigrants in Italy. He was fighting for me and you. So if you get the video, what you have to do is to share the video for me. Today's video, please guys, if you get the video, if you don't share my video, but please, in today's video, I beg you to share the video. Even before we go and watch what this our brother was trying to say, or the protest that he was doing in the Palazzo di Potere or at Roma, where you can find Mario Draghi, that is Mario Draghi's office. Now, it all started some days ago in down there, you know, a lot of migrants, even the places that they are sleeping, is not favorable. One of the places catch fire and one Gambian migrant lost his life. I think this make this our brother verse. Now this one, I verse him pass. So he said he will not sit down and look at this thing. He need to go to Roma and go and protest. He went there, he locked himself with chains, and then he connected it with the, let's say, the entrance where you will enter into that parliament, where Mario Draghi's office, or where you can find Mario Draghi. So what this our brother was saying, that he wanted to talk to Mario Draghi. It get to a point, he was doing live video, when the police people wanted to come to him, they told him to off the camera. I always say that if we have two of Abubakar Sumaworo or three of Abubakar Sumaworo in Italy, immigrants wouldn't have suffered in the country. Now, for instance, let's say sometimes if we organize a demonstration where migrants are going to fight for their rights, some immigrants don't even go. Maybe you that you are protesting, you have your everything, you don't need anything even in the state. You have your contract, you have your house, you pay everything, but you still go there and voice out for migrants, and someone who don't have documents, someone who don't have work, will be staying in the house that he is afraid. Now let's come to the case of Abubakar Sumaworo. I know Abubakar Sumaworo don't need any permission to sojourn. Abubakar Sumaworo will not go to any commission. Abubakar Sumaworo don't need any citizenship. Abubakar have everything, but he still try to fight for immigrants. That is what I'm saying. If you get the video, what you have to do is to try to help me share this video. I'll be leaving the Facebook links of Abubakar Sumaworo page. Just go there. Let's show this our brother love. This is the time you have to tell him that we support everything that he does. We support everything that he does. If you go to Borgo Mezzanoni, it's Abubakar Sumaworo who is voicing out migrants who are there working 12 hours, taking salaries which they are not supposed to take, taking, let's say, three of what they are supposed to take, they are supposed to pay them. This man always come out to fight for we immigrants. But when things like this come, if we ask our brothers to share the video, they don't share it. This is the thing that the televisions will not post for you to see. But let's say immigrants has done something bad, you will see that they'll start posting it on the web. So to cut everything short,
we are going to be watching some parts of Abubakar Sumohoro video, and then I'll be leaving the links of the live video that he did today at the Palazzo di Potere, and then you can go there and watch the full video because it was about 15 minutes or so live video when they came to him to ask him to off the camera. I think they wanted to talk to him. So I'll be leaving the link, as I said, and if you get a video, do me a favor, try to share the video. Let's watch the video. When we are back, we'll give you the rest of the update, so stay tuned. Inizio lo sciopero della fame e della sete ad oltranza, incattonandomi ai cancelli del Palazzo del Potere qui a Montecitorio a Roma, e fa sentire ad una politica sorda alle sofferenze, ai dolori degli invisibili, di corpi di lavoratori carbonizzati. Il governo avrà sulla propria coscienza la mia vita, come ha sulla propria coscienza, sul piano morale, la vita di lavoratori e lavoratrici morti sul lavoro o di corpi carbonizzati tra le lamiere. Chiedo tre cose al governo. La prima è l'introduzione del salario minimo legale. La seconda è l'adozione del piano nazionale contro gli infortuni sul lavoro. E la terza è la riforma della filiera agricola con l'introduzione della patente del cibo e il rilascio di un permesso a tutti gli invisibili. È sempre stata silenziata, è sempre stata calpestata, è sempre stata seppellita dal muro, dal cemento dell'indifferenza politica. Oggi ho deciso di intraprendere questo sciopero della sete e della fame per dire semplicemente che l'Italia è il nostro amato paese, il paese dei costituenti, il paese di chi ha versato il sangue per consentire a noi di vivere in questa condizione. Il paese di chi ha lottato per liberare il nostro paese dal fascismo. Il paese di chi ha lavorato emigrando in Germania, andando in Francia, in Belgio, andando in Svizzera, negli Stati Uniti, nelle Americhe, per poter tirare a campare e mandare avanti questo paese. Perché questo paese sa cosa vuol dire emigrare. Questo paese sa cosa vuol dire la dignità del lavoro. Questo paese sa cosa vuol dire la fatica. Allora, di fronte all'ennesimo bracciante morto carbonizzato tra le lamiere in provincia di Foggia, ho deciso di intraprendere questo sciopero della sete e della fame per dire al governo, per dire alla politica, per dire al Palazzo del Potere che hanno la responsabilità morale dei corpi di braccianti carbonizzati, che hanno la responsabilità morale di chi muore in questo paese e nessuno fa niente. Io non voglio essere complice, come complice soliti siete voi. Io non voglio essere complice, come complice siete voi. Paola Clemente, Soumaila Sakho, Youssouf Hajjov e tanti altri braccianti muoiono. E quanti altri lavoratori e lavoratrici? Nessuno nasce invisibile. Nasciamo tutti. E quando ci si guarda negli occhi di un bambino, tutti ci commuoviamo. Che speranza, che luce, che vita. E crescendo iniziamo a montare, a costruire il muro dell'indifferenza, della divisione, della separazione. Anche noi vogliamo vivere come loro. Poter dare da cibare ai propri figli, poter dare un futuro ai propri figli, poter dare una speranza alla propria famiglia. Anche noi vogliamo questo, ma questo ci viene negato perché siamo i dannati dell'era delle nuove tecnologie. Siamo i precari, siamo i giovani, siamo pensionati, siamo lavoratori poveri, siamo disoccupati, siamo senza casa. Siamo braccianti, siamo lavoratori della logistica, siamo lavoratori al servizio dello Stato, quelli che qualcuno chiama fanulloni, ma in realtà sono loro a mandare avanti la macchina di questo Stato, che dovrebbe essere uno Stato al servizio della dignità umana. Potete cacciarmi via, potete sgomberare questo presidio,
ma nessuno mai potrà sgomberare il presidio della dignità, della legalità, della giustizia, della solidarietà, perché quel presidio è ovunque, è fisico, è spirituale, è ovunque. Io non chiedo nulla, chiedo solo la possibilità per le mie compagne e i miei compagni di poter vivere come degli esseri umani. Questo è quello che sto chiedendo. La politica ha deciso oggi di nascondersi e ha deciso allo stesso tempo di mandare davanti parti del corpo dei servitori dello Stato. Io so bene che voi non siete la controparte, lo so benissimo, ma parlo con quella politica che si nasconde alle mie spalle in questo palazzo, perché è impegnata a salvare la propria sopravvivenza politica, che non è il destino di sopravvivenza della nostra comunità. Mi chiedono di staccare. Ditemi. Non la vedono, io sto parlando con lei, nessuno la vede. Mi dica. Io so che mi state cacciando, mi volete mandare via. Ho chiesto semplicemente di incontrare il presidente del governo, del consiglio, dei ministri, Mario Draghi, che ha detto di voler mettere al servizio di questo nostro paese la sua esperienza. Ma questa esperienza ci rendiamo conto che è messa al servizio di una parte della popolazione, trascurando e isolando, rendendo invisibile la stragrande maggioranza di tutti noi. Mi dicono di staccare la diretta. Allora, ha finito la diretta? Ditemi. La interrompa la diretta? Mi dicono di chiudere. Chiuda. Quello che posso dirvi è che possono mandarmi via, ma la nostra lotta per la dignità non sarà mai cacciata né sgomberata da nessuno. Perché noi siamo lo Stato, noi siamo la Costituzione, noi siamo la legalità. Loro sono l'indifferenza. Sono l'indifferenza. Possono nasconderci, ma nessuno potrà nascondere la dignità. Perché visibile siamo, perché invisibile nessuno nasce. Ha finito? Grazie. Chiuda. So that is Abubakar Sumoro for you, and the full video or the full live video will be in the YouTube video description. Go to his page and try to share the video, and also try to like the video for me. Until we meet again in the next video, please stay safe and stay blessed. Peace out.